Novità in vista per Nicola Savino che ha spiazzato il pubblico con le sue parole. A settembre cambia tutto. L'autunno televisivo continua ad avvicinarsi a grandi falcate, e presto sarà tempo di tornare in TV per Nicola Savino che da qualche anno ha legato il suo nome a quello di TV8. Cambiare casa e programma non è stato facile per il quasi 57enne conduttore toscano che si è però adattato subito a questa nuova veste. Proprio in queste ultime ore Savino ha deciso di tornare a parlare della sua carriera ed ha anche svelato alcuni particolari che nessuno si aspettava. Oltre 20 anni di attività all'interno del piccolo schermo per il presentatore originario di Lucca, ma ormai trapiantato a Milano da anni, che come molti suoi colleghi si è fatto notare grazie alle sue trasmissioni radiofoniche. Oggi Savino è uno dei volti di punta dello show business italiano, e anche la stessa TV8 conta molto su di lui. Dopo 2 anni alla guida di 100% Italia, lo showman è pronto a riprendersi il proprio pubblico e a quanto pare lo farà con alcune novità. Settembre sarà di nuovo molto importante per Savino che spera di convincere ancora una volta tutti, chissà se questi cambiamenti si riveleranno vincenti. Savino torna in TV e cambia tutto. L'annuncio spiazza i fan. Tutto pronto, la terza stagione di 100% Italia sta per partire e alla guida del programma ci sarà anche una volta Nicola Savino. Grande emozione per lui che ha già invitato tutti a piazzarsi davanti alla televisione. Quando, alle 20:30 del prossimo 9 settembre, giorno in cui ci sarà la prima del game show. Ma non è finita qui perché come ha annunciato il padrone di casa, ci saranno almeno un paio di cambiamenti all'interno del seguitissimo gioco. Il successo delle prime 2 edizioni ha spinto Savino e gli autori della trasmissione a concedersi alcuni stravolgimenti, dire se riusciranno a convincere il pubblico è ancora presto ma la sensazione è che se ne vedranno delle belle. Il primo regalo, ha rivelato il padrone di casa ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni, sarà una maxi sfida tra i campioni del passato. Chi ha già vinto lo show tornerà per dare vita ad un super torneo. Ma non è tutto perché Savino ha anche annunciato che all'interno di 100% Italia ci sarà un nuovo gioco che si chiamerà La Sfida. Si tratta di un sondaggio dove la squadra chiamata a rispondere può passare le domande ai propri avversari. Ogni risposta può togliere o assegnare dei punti, ma questo dipende se la risposta data è corretta oppure no. Insomma, dopo i primi 2 anni lo show è pronto a regalare nuovo brio al proprio pubblico.